C'era un personaggio chiamato Giovanni Battista che si nutriva di miele selvatico e di cavallette, non una grande dieta, ma era inviato da Dio e annunciava alla gente di convertirsi, di abbandonare i propri peccati e di farsi battezzare nel fiume Giordano. Alcuni decisero di accettare, altri no, anche perché lui chiamava razze di vipere. Ma chi andava nel fiume Giordano chiedeva di essere perdonato attraverso l'acqua e quindi purificato dai propri peccati. Un giorno si presentò anche Gesù davanti a Giovanni Battista, ma Giovanni Battista non voleva battezzarlo. Tu non hai peccati. Ma Gesù gli chiese di fidarsi di lui e mentre veniva battezzato nel Giordano, una voce dal cielo disse: «Questo Gesù è il mio figlio, l'amato». Nel battesimo è cancellato il peccato originale, ovvero il motore dei nostri peccati. Nella confessione sono cancellati i peccati che sono l'effetto di quel motore, ma non solo. Nel battesimo dei bambini basta, per così dire, la volontà di Dio, ma nella confessione serve la tua volontà, ovvero tu devi fare la tua parte.